Ehi la ciurma, io sono Mazzatess e ben ritrovati qui su Expeditions Conquistador. Nello scorso episodio siamo riusciti a vendicare quei poveri mercanti che sono stati aggrediti dai Taino e uccisi e derubati. Abbiamo perso il fatto che... Allora, gli orgogliosi hanno vinto morale, i valorosi hanno vinto morale, i prudenti hanno perso morale. I prudenti forse avrebbero preferito cercare l'accerchiamento dei due lati, mi spiace. Allora, abbiamo ottenuto 30 razioni, buono, 10 unità di medicina, buonissimo, 100 unità di tesori, buono, 3 unità di equipaggiamento, buonissimo, e 50 punti di esperienza. Abbiamo abbastanza esperienza? No. Però abbiamo dell'equipaggiamento. Chi è che aveva perso l'equipaggiamento? Quello lievemente avvelenato. Gli diamo allora ancora un potenziamento qua, e visto che abbiamo ancora 4 di equipaggiamento non assegnato... Metterei un po' di difesa ai miei uomini. Allora, metterei così magari. No, ne metto due a lui e due a Isabella. Ah no, lui. Sì, e due a Isabella. Ok. Che non è male. Allora, andiamo di là. E continuare la nostra esplorazione della costa. Che tra l'altro abbiamo quasi finito di vedere la costa, ma non abbiamo mica trovato tutti quei cairn. Forse sono nella zona all'interno. Boh, può darsi. Allora, ci accampiamo nuovamente. Sto giro ricordiamoci che lui deve essere curato. Facciamo da mazzetesche, così almeno non sprechiamo gente. Allora, segniamo tutti la carne, vediamo un attimo gli incarichi. Dovrei mettere qualcun altro di guardia perché manca Echeverria. Ma dovrebbe andare comunque bene. Ma Cribbio! 42 razioni! E abbiamo trovato solo 6 unità di carne. Ma che razza di giornata di notte sfortunata. E ancora non stiamo vedendo nessun cairn, vero? No. E mi sa che sono tutti nell'entroterra però, eh. A sto punto però non ne abbiamo visto nessuno. Che è molto strano visto che ce ne mancano 5. Allora, lui si è rimesso in forma, quindi tu stai di guardia e Trevino vai a cacciare. Razioni, purtroppo abbiamo poca carne. Solo 12 unità di carne. Speravo qualcosina di più. Allora, a parte che abbiamo 166 razioni, quindi per un po' dovremmo essere tranquilli. Ma qua abbiamo finito la costa. Non abbiamo visto nessun cairn. Sai che dobbiamo provare a salire sopra? Ma lo faremo domani. Allora, ci sta. Forse farei che conservare qualche medicina. Se ne abbiamo perse 7. Ah no. No, conserva erboristeria, scusa. Allora, carne. No, carne a tutti. E tu fai un po' di erboristeria così almeno recuperiamo un po' delle medicine che abbiamo utilizzato. 11 unità di carne, vabbè. Non ottimo al 100%, ma non male, ecco. Niente, carne non abbiamo trovati qui sulla costa, eh. Qua nemmeno si vede nulla, vabbè, ci parcheggiamo qua. Facciamo ancora un po' di erboristeria, visto che ci conta ancora costa. Ok, sempre 11 unità di carne. Vabbè, non ottimale, qualcosa in più non fa mai male. Ok, 211 tesori. Proviamo a entrare quindi qua nella zona più interna. Però ancora nessun cairn, è possibile? Dove sono andati tutti gli altri cairn? Molto molto strano. Allora, accampiamoci nuovamente. Direi che adesso lo andiamo a cacciare lui perché
Non abbiamo più bisogno di così tante medicine. Sì, però con 81% mi ha rubato tutti quei tesori del mondo. Altre erbe, però qua stiamo tornando di nuovo sulla costa, mi sa, eh. Ok, 12 unità di carne. Ma sento delle voci, è normale. Là c'è il laghettino. Villaggio nella giungla. What? Ma l'avevamo visto quello? Mi sa di no. Forse per quello che sentivo le voci. Ci sono degli indigeni da queste parti. Non è il villaggio che abbiamo visto là, no? È un villaggio diverso. Tutti i cani, ma non mando a conservare quella perché. Vabbè! Sta andando malissimo questo video, questo episodio. Il villaggio è abbastanza ben nascosto, nel mezzo della giungla più fitta e selvaggia di tutta Hispaniola. I suoi abitanti non ti vengono incontro per darti il benvenuto nella loro comunità. Anzi, i guerrieri ti osservano da lontano per una buona mezz'ora prima che tu raggiunga il villaggio. Le tue truppe entrano con cautela nel villaggio, una piccola comunità tribale di circa 20 capanne. Tutti gli abitanti sono nascosti all'interno delle proprie case, ad eccezione dei guerrieri della tribù, che si sono radunati nel centro del villaggio e hanno assunto una posizione minacciosa dietro al proprio cacique, un uomo alto e dall'aspetto robusto, sulla trentina. Buenos dias, mi chiamo Julius Mazzetes e questi sono i miei uomini. Non abbiamo intenzioni ostili. Il cacique resta immobile, risponde in uno spagnolo molto elementare, ma almeno in spagnolo. Il mio nome è Nibagua, questi sono i miei guerrieri. Io non credo che voi dite verità. Ho portato una carovana piena di cibo, medicine, oggetti di valore ed equipaggiamento militare. Vorrei commerciare con la tua tribù. Uomini bianchi non commerciano, voi ingannate e voi rubate. La mia tribù era prospera prima che arrivaste qui con le vostre armi e le vostre malattie. Ora siamo rimasti solo noi, vi chiedo di andarvene. Isabella, potete fare qualcosa per convincere quest'uomo a ragionare? Isabella è sempre esitante. Sono state inflitte molte ingiustizie a questa tribù e a tutte le altre tribù taino di Hispaniola. Non dovrebbe sorprendervi che alcuni di loro non riescano a perdonarle. Conosco Nibagua quasi solo grazie alla sua reputazione. Questa tribù ha pochissimi contatti con le altre tribù dell'isola. Sono isolati e piuttosto ostili. Fate tutto quello che potete. Lei fa un passo avanti. Onorevole Nibagua, mi rivolgo a te in qualità di. Nibagua la interrompe piuttosto bruscamente. Mandate avanti questa sgualdrina meticcia finché si guadagni la mia fiducia con parole dolci? Ho sentito parlare di voi, Isabella dagli occhi blu. Parlate di pace, ma indossate gli abiti da guerra. Fate silenzio, noi non ci faremo ingannare. Isabella si blocca per un attimo, quindi annuisce in modo deciso e torna verso di te, riuscendo a nascondere bene la rabbia, che traspare a malapena dal suo volto educato. Non sono in grado di aiutarvi. Federico Quintero stringe forte l'elsa della sua spada e ringhia. Questi sporchi e inutili selvaggi sono una causa persa. Non dobbiamo perdere altro tempo. Io dico di dar loro un buon motivo per odiarci, dato che lo desiderano così fortemente. Isabella Iruenes fa qualche passo verso Federico, grondando indignazione. Volete uccidere queste persone? Assassinare loro e forse anche le loro donne e i loro bambini? Davvero ricorrereste a un tale massacro solo per rifornire le nostre scorte?
Per quanto mi pianga il cuore, sceglierò questa. Perquisite le capanne alla ricerca di oggetti preziosi, usate le vostre armi solo per difendervi. Allora, gli avari hanno vinto, gli altruisti hanno perso, i razzisti hanno vinto e i tolleranti hanno perso. I tuoi uomini si armano e dividono in due gruppi, ma quando si muovono in direzione dell'abitazione, Nibagua abbaia un unico ordine agli uomini della sua tribù, che balzano in avanti per impedire ai tuoi uomini di entrare nelle capanne. Ordina ai tuoi uomini di respingere gli abitanti del villaggio e costringerli a cedere. Cedono rapidamente di fronte alla tua schiacciante forza militare, permettendoti di entrare nelle loro capanne e razziarle. Dopo aver controllato tutte le capanne, né i tuoi uomini si raggruppano fuori dal villaggio e cominciano a valutare il bottino raccolto. Il villaggio è silenzioso mentre te ne vai, ad eccezione del debole suono di una donna che piange. Ok, abbiamo trovato 5 di armamento, 80 di razioni, 60 di medicine e 1000 di tesori, non male. E mi sa che non ci resta altro da fare qua in questo villaggio ormai. Allora, cos'è che ha trovato? 2 unità di olio. Allora, là si torna di nuovo verso la costa, ma il casino è che io non ho trovato nessuno di quei cairn che dicevano. No, campiamoci qua. Che conta ancora come giungla e non come strada. Allora, purtroppo non ho carne. Allora, di qua dove si va? Si va dove eravamo prima, per il villaggio, sì. Allora, facciamo che scendere qua in giù e provare ad andare a esplorare quella zona. Improvvisamente, senza nessun preavviso, Raffaele Lopez scompare di fronte ai tuoi occhi come se il suo corpo venisse risucchiato. Isabella Iruenes, che stava camminando al suo fianco, ha appena avuto il tempo di gridare: "Fermi!" prima di fare un passo indietro e scomparire allo stesso modo nel terreno. Entrambi i membri dell'espedizione riemergono brevemente in superficie, agitando selvaggiamente le braccia e chiedendo aiuto in preda al panico. Qualcuno dietro di te urla: "Sabbie mobili!" Che poi non esistono le sabbie mobili, però, ok. Veloci, prendete un pezzo di corda dai carri. Quando ormai sembrava troppo tardi, uno dei servitori ti porta una corda. Gli sfortunati membri di spedizione ormai fanno fatica a tenere la testa fuori dalla melma. Salvo prima Iruenes, mi spiace. Lancia la corda verso Isabella Iruenes. Isabella Iruenes cerca in ogni modo di afferrare la nuova ancora di salvezza e poi si aggrappa alla corda con tutte le sue forze, mentre tu e alcuni servitori estraete il suo corpo dalle sabbie mobili. Nel frattempo, Rafael Lopez sta urlando sempre più forte ed è in preda alla disperazione. Quando Iruenes è al sicuro della terraferma, lanci la corda a Lopez, ma ormai la sua testa è già scomparsa nella melma e non riesce a vedere la corda. Afferri la corda e ti getti nelle sabbie mobili. Cingi il corpo di Lopez con le tue braccia e lo tiri fuori dalla trappola. A quanto pare hai ingerito parecchie sabbie e dello sporco. Dovrà riposare per qualche giorno. Ma non esistono sabbie mobili. Cioè, sì, esistono, ma non sono fatte così come dicono i libri, i film e tutte queste storie. Ah là là, quindi dobbiamo curarlo, lui. Sì, moderatamente malato. Che malato. Ah là là. C'è il contestuale di vai a pescare, però. Allora, mandiamo Pintado a pescare a sto punto. E mangiate tutti carne, però. 14 più 13, ottimo! E lui si è ripreso il tutto? Ha migliorato le sue condizioni, ma non ha detto che è guarito. No, andiamo in là. Vedere se per caso è da queste parti un cairn. Dubito, sarebbe proprio tipo nello sputo di terra che non abbiamo esplorato. E no, infatti non è neanche qua. Boh, forse in questa zona? Ma perché mi dice esplora la costa e poi dopo mi manda della roba là? Boh.
Non mi è chiaro, però ci sono dei bauli qua. E il giorno dopo faremo che occuparcene. Allora, Pintado non può più. Raccoglie erbe medicinali con la giungla. C'è un contestuale. Ma anche no. Si è pieni di erbe medicinali. Purtroppo il fatto che Pintado sia malato è. Scusate, che Lopez sia malato è un po' un problema. Perché cosa faccio? Mando Armengo la caccia o mando Armengo la conserva delle razioni? Mi sa che mi conviene far così. Abbiamo ottenuto solo 5 unità di carne. Però se no te ne abbiamo messe da parte 9, quindi. Ne abbiamo guadagnato un pochettino facendo così. Ok, 281 unità di tesori. Proverei a tornare allora in là verso il villaggio nella foresta per esplorare quell'ultima parte e vedere un attimo se riusciamo a. Qua vorrei andare, proprio qua. Allora, tu fai caccia, razioni, purtroppo non posso mangiare tutti carne, però caccia 77% dovrebbe andarci un po' meglio. Oh, ottimo. Allora, andiamo qua. Riesci ad arrivare là? Sì. Così ripristina i movimenti. Ok. Allora, qua c'è il villaggio nella giungla. E farei appunto che andare in quella direzione. Mangiate tutti carne, però. Ok. 12 unità di carne. Buono così. Allora. Il villaggio nella giungla è di là. Andiamo così e poi vorrei andare. Oltre però. In questa direzione. Dove forse potrebbero esserci un paio di cairn, non lo so. No, mi sa che non troviamo niente neanche qua. Ma che Kaiser di fine hanno fatto quei. Che non sia un bug, boh. Non ne ho la più pallida idea di che cosa sia successo. Allora, mangiamo tutti carne, va bene. E mandiamo a caccia. Vabbè, ma se gli animali selvatici continuano a mangiarci razioni. Andiamo a prendere quel. Dannato pecari. Quanto? 21 di carne, buono. Ah, fino a domani la velocità è dimezzata, tutto era finita. La giornata. Allora, abbiamo parecchie carne da mettere da parte. E quindi mi sa che lo farò, visto che purtroppo non abbiamo trovato quasi nulla. 18 su 22. Faccio che mandare anche loro due qua a conservare. Troveremo poco forse di caccia. Eh sì, solo 3. Però abbiamo conservato 22. Mi sa che. Ne è valsa la pena. Allora, vai qua. Ma vai da sto pecari. Ottimo. Solo 10 però. Mi sa che è là sotto la parte da esplorare, vero? Sì. O dobbiamo tornare in quella direzione. Allora. Caccia. Caccia. Caccia, anche se ne perdiamo una di carne, ci sta. Allora, no, mangiate tutti carne. Allora, è inutile che lui conservi se non c'è da conservare. Così, vada, dai. Ottimo, 17 di carne, buono. Allora, andiamo in là. È qua che non abbiamo esplorato, credo di sì. Questa stretta lingua di terra. Ah, dove c'è un altro laghetto, tra l'altro.
Con un peccary e un tesoro. Andremo al tesoro, credo. Allora. Conserva. Abbiamo da conservare. Quindi manderei lui a conservare e gli altri a caccia. Tutti mangiano carne? Tutti mangiano carne. Ottimo, fortuna che stiamo facendo un po' di scorta extra di carne. Vediamo se becchiamo anche il peccary. Dai, bello. Ottimo, 12 di carne. Abbiamo ripristinato anche i movimenti. Però qui non c'è nulla. A parte questa zona di costa, forse che non abbiamo visto per bene. Mi sa che non abbiamo altro da esplorare qua in zona. Ah, aspetta. No, credo di soffermi sulla strada. Porca pupazza, mi sa che resto tutti a... lascio tutti a... di guardia. Vai anche tu di guardia e lui conserva. E conserva anche tu. Ottimo, non è successo nulla. E là cosa c'è? Ah, là c'è il villaggino. No, prendiamo questo baule e poi andiamo a prendere anche l'altro baule. Cosa ci ha dato? 4 unità di corda. Credo che ci serviranno poi per... A vedere se per caso offre qualcosa di nuovo. Il villaggio. Allora, commercio. Hanno di nuovo un'offerta normale di equipaggiamento. E lo prenderei, tanto i tesori non è che ne ho bisogno poi così tanto. Allora, equipaggiamento. Tra l'altro possiamo far salire qualcuno di livello. Farei salire un dottore a sto punto. O un esploratore, o un dotto. Il dotto è su sviluppa. Questo è su... Ma la farei salire un dottore. Allora... Ma sono tutte abilità più che altro da combattente. Ma farei di nuovo blocco. Metterei uno in erboristeria e due in caccia, direi. Visto che lo mandiamo spesso a cacciare, comunque. Ah, però noi volevamo distribuire l'equipaggiamento, in realtà. Velasquez non c'è molto... Ce ne sono un po' che non so... Anche Ortega non è ben messo. Come lealtà alla nostra causa. Mi sa che dovremmo offrire delle razioni extra stanotte. Facciamo che scendere in qua. Allora, qua ci sono quelle piccole piroghe, ma... Mi sa che non c'è granché da esplorare, anche qua in zona. Allora, tu fai caccia. Ah, e togliamo anche uno di guardia. Chi era di guardia che... Che non era necessario. Lui, vero? Sì. Allora, mandiamo lui di caccia. E razioni, allora, darei...
Delle razioni extra a chi... Due razioni, così dovrebbe essere un pochettino più contento. Due razioni anche a lui. Due razioni anche a lui. Due razioni e... Com'è? Non abbiamo due unità di carne da dare? Allora, Eceveria mangia una razione e a lui diamo due unità di carne. Com'è 7% probabilità di incremento del morale? 4%. 6%. E boh, ci proviamo. Ah, ok. Velasquez ha ottenuto morale. E ha ottenuto 12 di carne. Ok, andiamo qua un attimo magari a pescare per vedere se riusciamo a ottenere della carne in più. Allora, Pintado, tu fai che andare a pescare. E allora, Leale, lui ha due carni. Isabella, ti diamo due carni. Ruiz, una carne. Trevino, due carni. Echeverria è a posto, quindi gli diamo una carne. Quintero. Ti diamo due di carne, uno di carne, Lopez ti diamo due razioni, Pintado è contento quindi gli diamo di carne, Alvarado è contento e lui invece no. Adesso per caso riusciamo a combinare qualcosa. Ma no, Cribbio, Pintado non ha fatto un Kaiser. Dobbiamo rifar così, mi sa. Rifar così, sì, vedere se per caso riesce qualcuno a salire di morale, perché c'è davvero il morale un po' basso. Ma Pintado non riesce a catturare pesci, ma porca miseria, abbiamo preso 11 unità di carne, ma... Allora, lui diamo carne. A lui diamo due di carne. A lui diamo due di carne. Ah, Pintado niente, non riesce a pescare, Pintado, è incapace. Ma qua sotto c'erano dei cairn per caso? Che non abbiamo visto? No, no, non mi pare, di qua eravamo ben passati. Forse là dove ci sono quelle pirogue, ma non lo so, non so più dove cercare sti cairn. E Pintado può andare di nuovo a pescare. No, no, chi ho messo vai a pescare? No, non Quintero, Quintero fai... caccia. Pintado vai a pescare. Niente, nessuno che prende morale. Però se non altro lui finalmente è riuscito a pescare, porca la miseriaccia. A qua c'è un cairn, ci sono dei bauli. Un sacco di erbe. Allora, lui può ancora pescare, ottimo. C'è anche da conservare della carne, nonostante tutto. Ah, perché consumano delle razioni loro. Allora, vai due di unità di carne. Due unità di carne. Due unità di carne. C'è gente troppo scontenta qua. Spettacolo, un sacco di carne.
Ok, era quel cairn che ci mancava di là, ma il resto della costa l'abbiamo fatta, ma non abbiamo mica visto gli altri cairn. Non so come ogni tanto non mi prende i comandi. Boh, faremo a questo punto che ritornare di nuovo là a fare la costa, a vedere se per caso troviamo qualche cosa di interessante. Allora, Pintado non può più pescare, quindi facciamo così. Allora, quanta carne va male? Tutta praticamente. Nonostante ci sia molta gente che abbia doppia razione, quindi mandiamo Pintado a conservare più che altro. Vada. Ok, buono. Stiamo consumando un po' di razioni, ma sto cercando di far aumentare il morale a sto povero ragazzo. Ma niente Kerr comunque qua in zona, niente. Prova a salire un po' più in su, non lo so. Perché non so fino a che punto te li mostrino. Unità di carne. Allora, proviamo a salire verso l'entroterra che... Come ci sono queste cose che ci siamo persi, può essere anche che ci siamo persi qualche cairn. Qualche zona è dietro il villaggio Pinco Pancola. Provare a salire di qua, vediamo cosa succede. C'è qualche cairn in zona? Mi sa proprio di no. Qualcuno mangi della carne però. No, aspetta, tu mangia una razione e tu due di carne. Ok. Stiamo consumando un sacco di carne per cercare di far salire di morale questa gente, ma non succede nulla. Sì, qui è dove siamo passati prima. Ok, dove c'era il pecari che abbiamo... No, non siamo passati di qua perché altrimenti avremmo preso il baule. Però non vedo comunque nessun luogo di interesse qua segnato in giro. Là ci sono delle erbe. Ma poi perché dovrebbe essere costa se poi è nella giungla il cairn? Boh. C'è che accamparci di nuovo, vediamo un po' com'è la situa. Meglio che ho trovato 18 unità di carne, ma mi sa che... là c'è un tesoro, quindi no, proprio questa parte non l'abbiamo esplorata per nulla. Tornerei indietro a fare la strada di là. Rapidi, rapidi, che il video è già abbastanza lungo. No, i doppi razioni. Allora, tu fai carne. Tu fai due di carne e Ortega due di carne. Ok. Trevino ha ottenuto morale e Ortega ha ottenuto morale. Oh, alleluia. Alleluia, ci voleva proprio perché altrimenti qua andiamo davvero presto in deficit di...
Ah, qui c'è un altro tesoro, ma mi sa che non c'è comunque nessun cairn. Ma strano che la mappa non li indichi più. Prima li indicava, adesso boh. Meno che non sia in questa zona qua. Quanti ne mancano? 4. 4 in questa zona è un po' difficile, però non impossibile. E là c'è un luogo di interesse, quindi forse un cairn è quello. Niente, ma direi che per questo episodio è tutto. Io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto e lasciare un commento qui sotto. Io vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!